Io sono sempre Yoriyuka e siamo ancora qui al Let's Play di Pokémon Argento. Questo è il settimo episodio e quindi oggi sfideremo la prima capopalestra. E entriamo. Andiamo. Allora, dico prima delle pretese. Allora, intanto ho allenato PJ, ho catturato PJ. Nell'episodio precedente l'abbiamo catturato e io l'ho allenato un pochino. Abbiamo, allora, intanto lui è il porta Coca-Cola, ma ho scritto porta Cold, non so perché, ho sbagliato. Il nostro bel Sprout, livello 4, so, è tanto inutile, non lo userò, lo tengo solo per compagnia. Poi abbiamo il nostro PJ, livello 9, e Chikorita, livello 15. E con questi Pokémon proveremo a battere la palestra di Valerio. Tanto inizio. Come avete notato, ho ingrandito la dimensione dello schermo, quindi spero si veda meglio, che è più grande. Allora, intanto lui mette uno Spiro, livello 9. Meno male che abbiamo il nostro PJ, livello 9, prendiamo Raffica, si trova beccato, va direttamente sul pesante. Non prendiamo Raffica, però ne va di più, diciamo, la fiamma. Riproviamo, lui prova beccata. E lascia 11 di vita. Un'altra raffica. Mi sa che lui con un altro colpo mi butta KO, se non sbaglio. Però io riprovo raffica. Io penso che PJ non va giù. Bravo PJ, lo sapevo. Vai raffica, buttalo giù. No, neanche lui. Quindi meglio usare un Pokémon. Mettiamo Chikorita, me lo butto giù. Che dite, usiamo una pozione, via. Quanto ne ha? Pozioni, abbiamo 5 pozioni. Wow. Okay, va a 23, yes. Lui usa sicuramente backup. Noi azione. Lui usa un'altra volta beccata, non muoia. Ok, buona la scelta di della pozione, è stato buono. Okay. Abbiamo ucciso il primo allenatore con il suo spirito. E PJ livello 10. Ok. Oh, Renzo avicoltore. Ha perso la sfida. Quanti Pokémon dai? 206, buono. Ragazzi, ritorniamo appena ripeto il testo di Pokémon. Rieccoci qui, dopo aver curato i Pokémon, andiamo al secondo allenatore. Bla 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 bla. Italo avicoltore. Perché dico avicoltore? Sono alle vivi, quindi avicoltore, non avicoltore. Mi viene quella parola. Quindi. E allora lui mette un pinch a livello 7 e ci va a livello 10. Andiamo subito con Raffica. Un'altra Raffica. Ok, vai. Dovrebbe lasciarlo. Ah, brutto colpo. No, ok, l'ho ucciso. Buono, l'ho ucciso. Livello 11. No, non ha un altro Pokémon. Uno Spiro? No, cambiamo Pokémon. Un altro Pidgey. Stesso livello. Penso di buttarlo subito giù. Aspettiamo perché siamo più veloci. Sensazione. Niente di che. Ok, un'altra Raffica. Se è come quello di prima, lo butta giù subito. Boom, perfetto, troppo forte il mio bici. Ok, livello 11. Andiamo avanti, che abbiamo ucciso il nostro. E lui dovrebbe essere Valerio. Intanto usiamo una pozione curare. Non ho sbagliato. Pronti? Lui è il Valerio, siamo arrivati al capopalestra, io sono il capopalestra di Violapoli. So che qualcuno tarpa le ali, tarpa. Che brutto verbo. Del Pokémon uccello con una scossa elettrica. Non permetterò che qualcuno faccia un tale affronto ai miei Pokémon. Ti mostrerò la forza dei miei magnifici Pokémon uccello. Molti Pokémon uccello. Un po' pornografia qua, Valerio. Che carino Valerio, tutto blu. Valerio Capo, volevo fare. Valerio Capo manda in campo PJ. Livello 7, niente di che.
abbiamo quello a livello 11, un grigio bellissimo, abbiamo quello da faccia. Tanto l'illustrazione, no, andiamo un po' pratica. E poi il primo Pokémon, il primo capo palestra di Violapoli, Valerio. E ha un altro Pokémon, scommetto che sia. Pidgeotto. Qui andiamo sul pesante. Che bello Pidgeotto. Livello 9 così basso. Già si è evoluto. Cosa strana. Usa lui il raffica perché è più veloce. E ci leva abbastanza, diciamo. Dobbiamo noi, non gli dobbiamo fare. Che anzi, non gli dobbiamo fare. Ok, siamo qui. Raffica. Già. Attacca prima sempre lui. Ci ha lasciato con 6 PS. Noi dobbiamo lasciare con poca di vita. Ma io userò una bella pozione. Usa. Su PJ. Ok, 20 PS, ora 26. Dovrebbe attaccare due volte lui perché è più veloce. Non penso che mi uccida. 1-19, se si vuole reggere, reggere. Andiamo alla grafica. Ok, dovremmo uccidere. Abbiamo vinto la prima medaglia del nostro Let's Play a Pokémon Arceus. Abbiamo battuto Valerio, tutto con Pidgey. Bravissimo Pidgey. Complimenti al nostro bellissimo Pidgey. Valerio Capo ha perso la sfida. No, gli amati Pokémon di mio padre. E va bene, devo darti qualcosa. Non grazie al cazzo, t'ho ucciso. Hai la medaglia Zefiro della Lega Pokémon. Yuka riceve 200 Pokémon e te ne manda parte alla mamma. Mamma, conserva 1000 Pokémon. Brava. Riceve la medaglia Zephyr. Bene, bene, bene. Ecco perché ero blu. Zephyr. La medaglia Zephyr migliora l'attacco dei Pokémon. Inoltre permette ai Pokémon che hanno Flash di usarlo quando preferiscono. Bene, bene. Poi ha. Non l'ho letto. Da MT 31. Dovrebbe essere un. Se usi un MT. I Pokémon potranno subito imparare una nuova mossa. Attenzione però, ogni MT si usa una sola volta. Ah, ok. MT31 contiene Fango Sterra. Danneggia il nemico e ne riduce la precisione. Quindi l'arma sia offensiva che difensiva. Bene. Ok ragazzi. E dopo che abbiamo battuto Valerio e la capo palestra, ci avviamo verso la seconda metà. Anzi no, una chiamata al professore. Ok, pronto Ryuga, abbiamo scoperto qualcosa sull'uovo. Il mio assistente si trova al centro. Pokémon di Galapoli. Puoi andare a parlare. Clic. Ok. Andiamo a parlare intanto con questo di qui. Ok, dovrebbe essere questa cosa brutta. Ryuka, mi è passato del tempo. Il professor Elmer mi ha detto di cercarti. Deve chiederti un altro favore. Puoi portare con te il nuovo Pokémon? Che dici? Sì? Chiamami così. No, abbiamo un altro nuovo Pokémon. Un nuovo Pokémon che non so cosa si trova all'interno. Cosa ci sia all'interno. Io scommetto che il nuovo Pokémon non si esclude finché il Pokémon non è abbastanza cresciuto. Inoltre il nuovo si esclude solo se si trova con un Pokémon attivo. Ok? Ryuga, sei l'unico su cui possiamo contare. Siamo al proseguo quando il nuovo si esclude. Bene. Bene ragazzi, dopo che abbiamo ricevuto l'uovo e curato i Pokémon, benissimo, posso vederli? 4 Pokémon. Ah, si cura pure l'uovo. Bene, bene. Ok, arrivederci. Allora ragazzi, dopo aver battuto la Lega e ricevuto l'uovo Pokémon dall'assistente del professor Elmi, direi che qui il settimo episodio del Let's Play a Pokémon Argento può anche terminare, però avrei dovrei fare dei saluti e delle richieste per voi che mi guardate. Intanto salutiamo sempre tutti i miei nuovi 112 iscritti che ragazzi piano piano salgono e siamo già un numero considerevole rispetto ai 40 di qualche annetto fa o mese fa. E poi vorrei chiedere a voi che mi guardate se c'è qualcuno bravo nella grafica 3D oppure nella creazione di immagini, video, loghi, eccetera, eccetera. Se c'è qualcuno basta che mi scrivete un commento sotto e ci sentiamo su Skype.
Il mio Skype è xryuka96, aggiungetemi che se abbiamo qualcosa in comune o qualche gioco in comune, faremo video in compagnia, tanto io sono sempre disponibile per chiunque voglia fare dei video in commentary insieme. E poi vorrei, non lo so, vorrei salutare tutti, ringraziare tantissimo un amico mio, Under, che ha fatto l'immagine, come avete visto, del canale, la nuova immagine, quella Zero Team. E poi vorrei ringraziare tutti quelli che mi guardano. Mettete tanti mi piace, tanti commenti e soprattutto condividete a tutti gli amici. E seguitemi al Let's Play di Pokémon Argento. Bella ragazzi, da Ryuka, che sono io, e da voi che siete i miei preferiti. Visitatemi, ciao bella!